Ma secondo me è stata una partita decisa dalla nostra intensità. Direi che la nostra intensità è stata difficile da controbattere, quindi avendola mantenuta più o meno costantemente, tranne qualche piccolo sprazzo, a questo livello di intensità direi che non è facile giocare, quindi questo credo che sia stato l'aspetto più importante. Poi mi soffermo poco sui 92 punti segnati, esattamente come mi sono soffermato poco sugli 88, quanti erano stati quelli di Imola. Continuo a soffermarmi invece sul dato difensivo che, se non sbaglio, Piacenza qua ne aveva fatti 66, roba del genere, a Imola ne abbiamo presi 68, roba del genere, stasera ne abbiamo presi 64. Questo secondo me è il dato che fotografa perfettamente il livello di intensità e di energia, e questo dato è quello che mi porto dietro, perché quando tieni gli altri a 64, 65, 67 c'è anche la partita che la puoi perdere, però mi sento un po' più tranquillo, insomma, le spalle me le sento un po' più coperte, e ho la sensazione che anche i giocatori in campo se le sentono molto più coperte, sapendo che hanno la capacità di fermare una, due, tre, quattro volte gli avversari anche consecutivamente. Credo che questo sia stato l'elemento più importante che ha contraddistinto la gara. E basta, nel senso che non c'è molto da aggiungere. Direi che questo spiega tutto, ecco. Poi tutto il resto è diretta conseguenza. Ecco, coach, quello che stupisce è proprio questa intensità, e in questa intensità ci sono solo 10, tra virgolette, palle perse, quindi significa che intensità è anche sicurezza, tra virgolette. Sì, hai ragione, ma sai qual è la differenza fra me e voi? È che io li vedo tutti i giorni, e vedendoli tutti i giorni mi stupisco veramente poco, nel senso che questa intensità è quella che giornalmente riescono a mettere in allenamento anche quando siamo in condizioni di emergenza. Quindi questo mi fa pensare che possa essere un aspetto identificativo della nostra squadra, no? Quando si dice bisogna costruire un'identità, ecco, direi che giocare ad alto ritmo con un alto livello di intensità, sostanzialmente producendo, me lo dici te, 10 palle perse e 19 assist, abbiamo già detto tutto, cioè abbiamo messo in mezzo la parte diciamo energetica e anche la parte qualitativa, perché quando una squadra fa un assist, turnover ratio, come dicono gli americani, pari quasi a 2, insomma, è tanta roba, tanta roba. Nella sua testa siamo di arrivare a questo punto adesso o un po' più avanti, No, prima di inizio nella mia campionato? testa sarebbe stato da presuntuosi pensare quale sarebbe stato il punto alla terza di campionato, e non sono così presuntuoso neanche di pensare a cosa succederà alla quarta. Mi prendo il buono Domanda della... ci stava. No, ci stava, sì, ci mancherebbe, no, sto solo dicendo che mi sto prendendo il buono di quello che giornalmente riusciamo a fare sul campo. Questa è esattamente la diretta conseguenza di quello che facciamo giornalmente sul campo. Prima Daniele, Cristian e Mattia mi dicevano: Ale, ma la verità è che per tutta la settimana siamo stati questi. Pensare che non saremmo stati questi proprio la domenica, va bene che anche Gesù Cristo si riposò. No, Gesù, anche Dio si riposò al settimo giorno, però ecco, quando lo fai per 6 giorni non c'è motivo che tu non lo faccia al settimo giorno, che è poi il giorno nel quale c'è anche la parte adrenalinica di giocare una partita e una competizione sportiva. Quindi vedendoli tutti i giorni ti dico, non sono stupito. Pensare a quello che sarà fra una settimana, 2 settimane, 5 settimane, non lo so, perché quando sei nuovo di zecca e non ti porti dietro un vissuto comune, è difficile capire quello che puoi fare, soprattutto quanto puoi migliorare, in quanto tempo puoi migliorare, perché come sapete l'apprendimento non è così, cioè non è che ogni giorno si apprende qualcosa, l'apprendimento è a gradini. Quindi in questo momento abbiamo salito dei gradini. Improvvisamente ci sarà un gradino nel quale inciamperemo il piede una volta, 2 volte, 3 volte, perché magari quel gradino non riusciremo a salirlo e quindi avremo bisogno di più tempo per farlo. Però ecco, non ti darei una risposta politically correct, ma nella quale non credo, preferisco non dartela. Sbagliato di migliorare, dove vuoi che la tua squadra migliori? Credo
intanto in alcuni dettagli difensivi dove nel primo tempo siamo stati un po' non costanti, ma non vi dico quali, e nella capacità di controllare costantemente i tabelloni, perché è un aspetto fondamentale del gioco, e invece nel corso della prima metà della gara abbiamo sofferto al rimbalzo, e questa era la squadra perfetta per farci soffrire al rimbalzo, perché è una squadra che attaglia, che astazza, è infarcita di giocatori che hanno le caratteristiche di essere rimbalzisti offensivi specialisti, no? Quindi era una squadra che sapevamo ci avrebbe messo alla prova, così come sapevamo che probabilmente ad Imola non avremmo mai avuto questo tipo di problema, proprio per le caratteristiche di quella squadra. Quindi ecco, nel primo tempo secondo me qualche dettaglio difensivo, la capacità di controllare il nostro tabellone, e invece in attacco credo che dovremo imparare ad usare un pochino tutti i diversi line up che la nostra squadra ci permette, scusate, i diversi quintetti che la nostra squadra ci potrebbe permettere di mettere in campo, quindi imparare che con Michelori e Lawson si gioca in un modo, con Michelori e Ndoia si gioca in un altro modo, con Rosselli da 4 si gioca in un altro modo, con tre piccolini si gioca in un altro modo, però questo, senza voler mettere le mani avanti, permettetemi, è solo questione di tempo. Siete più voi che riscaldate l'ambiente o l'ambiente che riscalda voi? Ma io l'ho visti belli vivi anche stasera i nostri tifosi. Secondo me all'inizio forse facevano, come l'ho detto in conferenza stampa, no? La terza viene da sé, no? La terza vittoria viene da sé, la terza vittoria non viene da sé, se non la fai, se non la pigli, non te la conquisti, non viene. Quindi secondo me un po' all'inizio ci hanno guardato, poi chiaramente quando questi inferociti qua sono partiti, non so, 22-9, 22-12, non so quant'era, e insomma alla fine la gente ti apprezza, ecco, ma apprezza la qualità, ma apprezza anche lo sforzo, quindi anche qualche vaccata apprezza, quindi la gente secondo me si scalda in fretta, ecco, credo che sia un rapporto biunivoco, quando noi siamo in difficoltà, quando noi saremo in difficoltà sono convinto che loro ci daranno una bella mano, e quando noi siamo belli da vedere è normale che loro se la godono, perché di lavoro fanno i tifosi, e quindi i tifosi devono fare questo. Coach, è giusto non parlare di singoli perché avete sicuramente offerto una bella prova in squadra, però cadendo occhio sul 40 valutazione di Lawson, quello che volevo chiederti è, sapevamo che è un giocatore molto produttivo, ma mi sembra che stia facendo passi avanti anche in compressione del gioco, nel migliorare i compagni, nel fare anche tante cose utili, insomma. Allora, sulla comprensione del gioco, io credo che già dal 17 di agosto non avevamo nessun dubbio, nel senso che è un giocatore che capisce il gioco molto bene, lo sa interpretare e è assolutamente quanto di più lontano ci possa essere da un giocatore egoista, quindi questo è il primo elemento. Quello che invece balza un po' di più all'occhio è la sua capacità in questo momento di avere anche consistenza difensiva, questo è una cosa che non gli veniva riconosciuta, però poi come sempre i giocatori vanno contestualizzati, no? Cioè voglio dire, l'attaccante di calcio che deve fare reparto da solo magari fa 20 gol, calato in una squadra dove c'è bisogno che faccia anche la seconda punta, è in grado, quello bravo riesce anche a farlo, quello che invece deve fare 20 gol si incazza perché non gliela passano. Ecco, Kenny non è quel tipo di giocatore lì, e siccome parliamo di singoli, anche se non mi piace molto, però aggiungerei una prestazione veramente molto importante di Guido Rosselli, veramente molto importante, e siccome ogni volta che ci siamo visti abbiamo parlato dei giovani e è giusto che lo facciamo, è quando però Sovecchi che dominano, e non dirlo non sarebbe rispettoso nei confronti di chi si fa il culo tutti i giorni, è che si impegna tutti i giorni. È il vostro vero play, diciamo, Guido? Sai, è un giocatore che ha un altro giocatore che ha un altissimo livello di comprensione del gioco, e quindi dovunque lo metti lui la comprensione del gioco ce l'ha, cioè per dire, abbiamo iniziato il terzo quarto se non sbaglio e Mantova ha cercato di accelerare i tempi attaccandoci a tutto campo, però schierando la Marshall Corbett, Giachetti e Gergati nello stesso tempo, e Guido è andato 4 volte spalle a canestro perché è normale che sia così, e le 3 volte che non l'abbiamo fatto io mi sono incavolato, arrabbiato, adirato, perché
perché non aveva senso non farlo, ecco. Quindi questo significa capacità di comprendere il gioco e sicuramente questa è una cosa che a lui non manca. Ci siete?